Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle, celebriamo oggi in anticipo il battesimo del Signore Gesù nel fiume Giordano, prototipo e forza del nostro battesimo, che ci dà la vita nuova, la partecipazione alla divina natura, una nuova nascita per l'eternità. Al battesimo di Gesù, tutti e quattro i evangelisti, Matteo, Luca, Marco e anche Giovanni, fanno riferimento nei loro Vangeli. È il punto di partenza perché Gesù viene unto Messia, viene presentato al mondo come il Salvatore. Ma è importante per noi perché nel battesimo di Gesù noi tutti siamo battezzati. Gesù non aveva certamente bisogno di battesimo, ma egli fu battezzato come il primogenito dei battezzati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, come primogenito della nuova creazione. Ed egli, scendendo nelle acque del Giordano, le santifica, le rende feconde, rende feconda l'acqua, l'elemento acqua, che a soffio dello Spirito produce la vita. Tutto era simboleggiato già, perché i misteri di Dio sono prima significati attraverso segni e poi realizzati. Già nella creazione lo Spirito di Dio, aleggiando sulle acque, produce la vita. Nelle acque del Giordano il Signore compie il rito, ma già nel Mar Rosso era stato Lui a camminare avanti, ad aprire le acque, e attraverso quelle acque, simbolo del battesimo, aveva portato a salvezza il suo popolo, che poi conduce attraverso il suo spirito nel deserto. Tutti i simboli si adempiono nella realtà del battesimo di Gesù. Anche noi siamo stati battezzati. La voce del Padre risuona sulle rive del Giordano: questo è il mio Figlio prediletto, in cui mi sono compiaciuto, in cui risiede il mio amore. Il Padre lo dice agli uomini: ecco colui che io vi ho mandato. Chi crede in Lui sarà salvo, chi sarà battezzato in Lui, nell'acqua dove Lui è sceso e nello Spirito che Egli dona, sarà salvo, sarà mio figlio, nascerà di nuovo. Fratelli e sorelle, riviviamo nel battesimo di Gesù il nostro battesimo, che comporta per noi una nuova nascita. La voce del Padre risuona anche su di noi: questo è il mio Figlio diletto, in cui mi compiaccio. Tutti siamo compiacimento del Padre. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, avevano gridato gli angeli, pace in terra agli uomini, suo compiacimento. È la traduzione più esatta. Siamo il compiacimento del Padre. Oggi ci presentiamo al Signore
col sigillo del battesimo, perché un sigillo è stato posto su di noi, sulla nostra fronte, la fronte dei salvati. Nella grande distruzione l'angelo sterminatore rispemmerà tutti i segnati. Noi siamo i segnati, portiamo il sigillo dello Spirito, il sigillo di appartenenza a Dio. Siamo stati segnati, tuffati in Cristo Gesù, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Siamo nati a vita nuova. Per noi è una festa grande, fratelli e sorelle. Ognuno di noi riviva il suo battesimo e si impegna a rivedere la propria vita, che deve essere in conformità alla vita di figlio di Dio, nella conoscenza del Padre, nell'amore del Padre, nell'osservanza della volontà del Padre. Sì, o Signore Gesù, su di te scese sul Giordano, appena uscivi dalle acque, lo Spirito Santo in forma di colomba. Anche su di noi è sceso lo Spirito Santo. Rinnova, Signore, in noi il prodigio del tuo battesimo. Scenda su di noi la colomba dello Spirito. Noi invochiamo la forza dello Spirito, perché è dallo Spirito che nasce la vita. Vieni, o Spirito di Dio. Noi ci immergiamo nelle acque. Scendi, o Spirito di Dio. Tu che sei vento, tu che sei acqua che lava, tu che sei fuoco, tu che sei amore, tu che sei luce, scendi dentro di noi in questo momento e ravviva la grazia del Santo Battesimo. Vieni, vieni, Spirito di Dio, scendi su di noi. O voi tutti assetati, venite all'acqua, scendete ai vati del Giordano, dove Cristo vi attende. Iurina nomina na iurane, sciaiera nascio lo sciurni, iurina mona iere mandi duano io. Iarena lusciala, ialurena maienni nani nono, niagiri nianna gira io, sciurano io chi te aiano c'è. Colui che scende dal cielo, scende nel Giordano, santifica le acque,
O peccatori, peccatori, venite, immergetevi nelle acque del Giordano, dove Cristo dà la vita. Venite, venite, e sorgete dalle acque, creature nuove. Iuri mono iuri nuri luna ie, nidian ianangi due, sciurinchia tonchi talano scepù. Miaruni nidian ianangi lure, diara na io iaro na io la ia. Miarini nidian agenti nanu, o corontina gioia rena, iarani anine scioro, ianu che l'orano. Spirito di Dio, Spirito di Dio, scendi su di noi. Colomba divina scendi, Spirito di Dio, sol Spirito di Padre del cielo, soffi il tuo spirito. Spirito di Dio, respiro di Dio, vita di Dio, Spirito di Dio, scendi su di noi, scendi sui morti di noi, tutti. Dal tuo fianco, Cristo Signore, la fonte della salvezza che ci lava dal peccato, nel fiume Giordano tu hai santificato tutte le acque del mondo, ma quell'acqua di salvezza è uscita da una sorgente che è il tuo cuore dà la vita al mondo. Alleluia. 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 O Padre, che dall'agnello immolato sulla croce fai ancora scaturire la sorgente dell'acqua viva. Purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita. Purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova. Purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore in questo giorno in cui celebriamo il battesimo del nostro Redentore. Benedici questo popolo, nato dall'acqua e dallo Spirito Santo, e ravvivi in noi, per mezzo di quest'acqua, il gioioso ricordo e la grazia del nostro santo battesimo, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, fratelli e sorelle, tutti battezzati nel Signore, contempliamo il cielo, la nostra vera patria, e glorifichiamo Dio con un solenne canto di gloria, perché la grazia di Dio ha trionfato sul peccato, e perché cittadini della terra siamo diventati cittadini del cielo. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Signore Dio, nel cielo di
Cantiamo all'unico Signore, venite angeli santi, cantate con noi. Yarani, yaranamo, yarani, 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 fate sentire il mormorio delle acque del Giordano. I fiumi rallegrano la città di Dio. Fate sentire il mormorio delle acque che scorrono nel Giordano. Sono le acque della vita. Cantiamo all'acqua divina che germoglia dentro di noi e fa una vita nuova. Onate dalle acque, cantate, onate dalle acque, cantate, cantate al Signore della vita. Amen, amen, amen. 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 In quel tempo Giovanni predicava, dopo di me viene uno che è più forte di me,
e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E uscendo dall'acqua vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba, e si sentì una voce dal cielo: tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Stiamo rivivendo il momento del battesimo di Gesù e il momento del nostro battesimo nello Spirito Santo. Siamo nati dall'acqua e dallo Spirito, immersi in Gesù. Nell'acqua del suo costato siamo immersi in Gesù, nello Spirito che Egli dà senza misura, e siamo nati. Siamo nati a vita nuova. Tutti ricordiamo il momento del nostro battesimo, quando lo rinnoviamo il Sabato Santo. Ma riandiamo al momento del nostro battesimo, quando, battezzati, noi abbiamo fatto le promesse battesimali. Gesù Cristo è promesse battesimali, che voglio fermare un momento brevemente. Voglio fermare la vostra attenzione. Abbiamo fatto 3 rinunzie, abbiamo fatto 3 promesse, un'unica rinuncia, rinuncia alla morte, un'unica promessa, credere alla vita che viene dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito. Abbiamo mantenuto la promessa, abbiamo vissuto da battezzati, e quel grande interrogativo che ci poniamo noi popoli di battezzati, noi popolo nuovo che cammina nello Spirito verso la patria, gli annunzi a tutti che Cristo è la vita, Cristo è risorto e tutti noi in Lui siamo risorti, che siamo creature nuove, figli di Dio, una generazione nuova, quella dell'ottavo giorno. Abbiamo rinunciato al mondo, al demonio e alla carne. Manteniamo ancora questa rinuncia, o siamo fedifraghi del nostro giuramento? Ecco l'interrogativo che il profeta rivolge a voi, fratelli e sorelle battezzati.
abbiamo rinunciato al peccato, abbiamo rinunciato al mondo, abbiamo rinunciato a Satana, eppure abbiamo avuto dimestichezza col peccato nato dalla carne, nella carne nostra. Coloro che sono in Cristo Gesù hanno crocifisso la propria carne con i vizi e le passioni. Abbiamo crocifisso la nostra carne con i vizi e le passioni? Abbiamo fatto albergare la grazia di Dio nel nostro corpo mortale, oppure il nostro corpo è stato sede del peccato? Abbiamo vissuto nella carne o nello spirito? Abbiamo vissuto la vita vecchia, la vita corrotta, la vita della morte, oppure abbiamo vissuto la vita nuova, la vita che non muore mai, la vita dello spirito? Ha albergato il peccato dentro di noi? Siamo stati tempio dello Spirito Santo, oppure tempio profanato, tempio invasato dagli spiriti del male? Abbiamo rinunciato al mondo che si consuma dietro le sue passioni, al mondo condannato da Cristo, al mondo permeato dal maligno, dalle tre concupiscenze con cui egli, il maligno, lo governa. Abbiamo vissuto una vita mondana o una vita cristiana? Abbiamo rinunciato al mondo, alle sue vedute, al suo modo di concepire, di comportarsi, di vivere? La nostra mentalità è mondana. O è cambiata, è cristiana? Abbiamo noi il pensiero di Cristo, gli occhi di Cristo, la volontà di Cristo, oppure siamo vissuti secondo la volontà del mondo e del Dio di questo mondo? Abbiamo ceduto allo spirito del redine della nostra vita, o l'abbiamo ceduta a un altro spirito cattivo che ci domina, che governa gli uomini ribelli di questo mondo, nel cui numero una volta eravamo, ma ora rigenerati non lo siamo più? Fratelli e sorelle, tutti dobbiamo batterci il petto e immergerci di nuovo nelle acque del Giordano, nelle acque del nostro battesimo, riseppellire nelle acque del battesimo il nostro peccato, rinunciando ancora al mondo, alla carne e al demonio. Abbiamo fatto la promessa di fede, cioè di fedeltà a Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dov'è la professione della nostra fede? L'abbiamo professata? Il mio giusto vive di fede, è scritto. Abbiamo creduto che Dio è nostro Padre, abbiamo reso onore a Lui osservando i Suoi comandamenti. Abbiamo avuto fede in Cristo, Salvatore nostro, e al centro della nostra vita siamo cristiani. Abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi? Abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi? È Lui che ci illumina, che ci guida, è Lui che sostanzia la nostra vita. E soltanto se abbiamo lo Spirito Santo che ci possiamo chiamare ancora cristiani. È scritto: chi non ha lo Spirito di Cristo, costui non ne appartiene, non è cristiano. Non è cristiano semplicemente chi è battezzato, ma chi vive il battesimo, chi vive nello Spirito. Chi non ha lo Spirito Santo,
chi non vive lo Spirito Santo, chi non ha la vita dello Spirito Santo, non appartiene a Cristo. I cristiani sono rari in un mondo di cristiani. Ecco perché dobbiamo invocare lo Spirito, colui che abbiamo invocato nel Salmo responsoriale: soffia Spirito di Dio sui morti e falli rivivere. Ribattezzaci, oh Spirito Santo, rivivi in noi, risuscita la vita di Cristo, la figliolanza divina. Siamo figli di Dio, viviamo come figli di Dio, viviamo di fede o viviamo alla maniera degli uomini di questo mondo? Noi battezzati abbiamo la coscienza viva e operante in noi che siamo diversi dagli altri, cioè siamo battezzati, siamo i viventi di Dio in un mondo di morti, siamo i figli della luce nel mondo delle tenebre. Noi siamo siamo la luce di Cristo, voi siete la luce, diceva Gesù, e per questo dovete illuminare il mondo con la vostra fede, col vostro amore. Fratelli e sorelle, risvegli in noi la forza del Santo Battesimo. Siamo fieri di essere battezzati. Questa è la nostra nazionalità vera. Siamo cittadini del cielo, familiari di Dio. Siamo creature nuove, stirpe celeste. Stirpe celeste siamo, non stirpe terrena. Camminiamo in questo mondo, pellegrini in questo mondo, verso la nostra vera patria, perché dal cielo siamo calati come creature nuove. Abbiamo ricevuto la DNA celeste, lo Spirito divino dentro di noi, e siamo creature nuove, stirpe nuova. Siamo stirpe celeste, non stirpe terrena. Questo dobbiamo noi sentire, diversi dagli uomini. Siamo creature come tutti gli uomini, nostri fratelli, e tutti siamo chiamati in Cristo, vivendo in Lui, ad essere stirpe divina. Ma noi battezzati, noi che viviamo il battesimo, siamo stirpe divina e dobbiamo vivere come stirpe divina. La nostra dignità battesimale non ci può permettere più di vivere nel peccato e sotto il dominio dello straniero, che è il demonio, sotto il dominio del mondo, che è il nostro grande nemico. Noi siamo cittadini del cielo, stirpe divina, e dobbiamo essere fieri di questo nome. I martiri cilitani davanti al giudice romano richiesti: chi sei tu? Chi siete voi? Rispondevano: Cristiano sum. Cristiani dei primi martiri. Hai in te lo Spirito Santo, diceva il pretore romano a Lucia di Siracusa, ed essa rispondeva: coloro che vivono nella santità sono il Tempio dello Spirito Santo. Io sono il Tempio dello Spirito Santo, sono cristiana. Ecco la coscienza dei grandi, di coloro che vivono il battesimo. Fratelli e sorelle, non c'è bisogno di cercare altre spiritualità. La nostra vera spiritualità è quella battesimale. Viviamo il battesimo, viviamo nella fede, fede al Padre, al Figlio e allo Spirito, al Padre che ci ha creati, al Figlio che ci ha redenti, allo Spirito che ci dà la vita. E viviamo alieni da questo mondo, pur vivendo in questo mondo, pur aiutando i nostri fratelli a disincagliarsi dal mondo. Viviamo secondo lo Spirito, non secondo la carne, noi che abbiamo lo Spirito dentro di noi.
diciamo no al peccato e sì alla grazia di Dio, viviamo da cristiani, fratelli e sorelle. La celebrazione del battesimo del Signore sia la celebrazione del nostro battesimo, che non è un fatto avvenuto tanti anni fa, ma è una realtà vivente dentro di noi. Abbiamo noi il carattere battesimale, il sigillo battesimale indelebile sulla nostra fronte, dentro il nostro cuore c'è questo segno indelebile che siamo dei battezzati, stirpe divina, inabitati dello Spirito, appartenenti a Dio, figli di Dio. Ecco quelli che noi siamo, viviamo la nostra dignità con fierezza e predichiamo a tutti che siamo battezzati e vogliamo vivere da battezzati nella fedeltà a Dio assoluta. Amen. Amen. Anche guarigione, guarigione dell'anima, guarigione del corpo. Chiediamo allora al Signore di rinnovare in noi il suo spirito, perché possiamo guarire. E mettiamo davanti a Dio tutta la Chiesa con i suoi organismi, i papi, i vescovi, i sacerdoti, i fedeli, tutti. Mettiamo davanti al Signore tutti quelli che si fregiano del nome di cristiani, perché lo Spirito di Dio ridia la salute. La salute dello spirito, la salute del corpo. Ecco, fratelli e sorelle, innestiamo dopo questa nostra allocuzione, innestiamo brevemente la preghiera universale. Ricordiamoci di tutti i battezzati, ricordiamoci di tutta la Chiesa nostra madre, ma ricordiamoci soprattutto di quelli i quali nel battesimo devono ricevere una nuova vita, e nel ricordo del Santo Battesimo, nella preghiera di cristiani, di battezzati, debbono soffrire di quella guarigione che Cristo ci ha portato, perché Cristo ha risanato le acque del battesimo e tutte le acque del mondo.